Buongiorno, dottore De Cicco Nardone, la ringrazio per aver aderito alla nostra iniziativa, aver accettato il nostro invito. Buongiorno Francesca, grazie a tutto il Team Italy. Mi sentite, sì? Mi Dottore, mi sentite sente? Francesca? Io ti sento Oh. benissimo, Francesca. Eccoci. Ok, dottore, allora io la sento un po' lontana, intanto va bene. Parlavamo appunto delle localizzazioni extrapelviche, lei ci farà un approfondimento sulla endometriosi diaframmatica e le altre localizzazioni rare. Per chi non conoscesse il dottore De Cicco, Carlo De Cicco Nardone è ginecologo specializzato in endometriosi e ricercatore presso il Campus Biomedico di Roma. Dottore, a lei la parola. Allora, sì, Francesca, spero che mi sentiate bene. Se avete problemi fate un cenno. Naturalmente questo è il bello della diretta. Ringrazio Francesca e ringrazio tutto quanto il Team Italy per l'invito, perché veramente per me è un onore poter essere qui e condividere quella che è la mia esperienza in questo campo. Allora, come appunto diceva il collega, anch'io ho presentato, portato appunto la nostra esperienza e mi date un secondo che vado sull'applicazione ok, vediamo se riusciamo a collegarci con le diapositive, che ogni volta è sempre no, eccoli qua, perfetto. Ci dovremmo essere, eccoci qui. Ditemi se vedete anche le diapositive, così possiamo partire. Perfetto. Allora, quello che dicevo appunto a Francesca è che la cosa importante, penso, nell'endometriosi, e cercherò di rimanere in un target soprattutto orientato tanto alle pazienti, mi scuserò nei colleghi, naturalmente cercherò di essere poco, troppo, non troppo tecnico, altrimenti poi ci perderemo. E la cosa importante che dico sempre è considerare la malattia unica. Oggi mi hanno chiesto appunto di parlare dell'endometriosi rara. Per me è stato difficile trovare una definizione di endometriosi rara perché esistono secondo me due forme di endometriosi principali, la rara e quella unica. L'endometriosi io la considero unica da alcuni punti di vista, seguitemi in questo viaggio un pochettino perché vorrei veramente coinvolgervi e porvi anche farvi venire alcune domande su ciò che succede veramente nella vita reale. Noi normalmente una malattia la consideriamo come una malattia che ha una diagnosi, una terapia, è molto facile, no? Di solito nel campo medico. Nell'endometriosi invece io dico che è unica perché in realtà ha delle forme sfaccettate, vedete? Una forma superficiale, abbiamo visto con Luigi la forma ovarica, poi quella dell'adenomiosi, quella uterina, che si conosce diciamo da tanto, ma è importante da poco perché se ne parla veramente da troppo poco. E quella profonda, che è quella poi che conoscete, che è quella che causa più problemi dal punto di vista diciamo delle problematiche dell'endometriosi. E vedete una cosa importante, ognuna di esse, cioè la presenza di una superficiale, di un po' di endometriosi e adenomiosi, è presente in tutte le donne, ma ognuna di queste forme ha un po' di effetto sulla donna che è diverso sulla base dell'età, è diverso sulla base di quanta quella parte è importante. Per esempio, pensiamo a una donna giovane con tanta adenomiosi, vedete come la problematica poi diventa sia dolore, la fertilità, e non ci sono opzioni chirurgiche, sono pochissime e soprattutto se non c'è expertise non trovi la diagnosi. Io intendo che quando parliamo di endometriosi, il fatto che ognuna di voi abbia un mix di queste piccole cose esattamente con una percentuale unica in ognuna di voi, e il risultato è unico, per me la fa rendere veramente una situazione unica per ogni donna. Il problema qual è? Il problema è che solitamente noi dovremmo essere abituati nelle forme, sia nelle forme rare, ma nelle forme anche generali di una malattia, ad avere un percorso abbastanza lineare e vedremo questo quanto sarà ancora più difficile in quelle forme toraciche, appunto, di cui vi parlerò tra poco. Il problema è di solito noi dobbiamo vedere una paziente, parlarci, facciamo l'esame clinico, facciamo un esame di imaging di solito, un esame del sangue se parliamo per esempio di un diabete e dobbiamo avere una diagnosi. Nell'endometriosi questo non succede e non succede
tanto da portare, come abbiamo visto, a un ritardo diagnostico enorme. Vediamo come nelle forme rare questo ritardo diagnostico diventa ancora più lungo. E allora che cosa abbiamo provato a fare? E questo ha confuso ancora più le idee. Abbiamo messo a fianco o al posto dell'esperto una serie di esami che pensavamo ci potessero aiutare, per esempio diciamo, un immaginario collettivo e che la cistoscopia riesca sempre a fare diagnosi dell'endometriosi vescicale, cosa più sbagliata del mondo, perché l'endometriosi si sviluppa per esempio all'interno del corpo e non all'interno della vescica dove con la cistoscopia puoi vedere. Questo immaginario errato ha continuato a non far fare diagnosi, e sul territorio molta gente continua ad avere risonanze magnetiche oppure cistoscopie o altri esami negativi e dice: io non ho l'endometriosi, però sono piena di dolori, devo andare da qualche altra parte. Questo errore purtroppo deve essere compensato, e questo penso sia un messaggio importante di oggi, dove tutti gli step che noi abbiamo visto per le malattie normali devono diventare degli step di expertise. Quindi io, quando vado a cercare una patologia così difficile, o ancora di più, quando vado a cercare dei sintomi di una localizzazione rara, dovrò passare molto più tempo con la paziente, perché vedremo che i sintomi sono veramente peculiari di questa situazione unica. E quindi io devo andare a cercare, tramite appunto anche un esame clinico che è specifico per il tipo di localizzazione tipica o rara che sia nella malattia, che abbia appunto l'expertise per permettere la diagnosi corretta. Ed è la stessa cosa per quanto riguarda le tecniche di imaging, perché se non, le tecniche di imaging non sono guidate, e soprattutto vedremo se l'esecutore delle tecniche di imaging non ha un'esperienza specifica, soprattutto in una situazione come endometriosi, andremo completamente a non fare diagnosi. E quindi io quello che dico: purtroppo non è per piacere, ma veramente è l'unica modalità. L'esperienza dell'operatore è fondamentale per poter fare finalmente una diagnosi. Tutto il resto va letto in maniera collaterale e gli esami vanno dati soltanto per completare una diagnosi che deve essere fatta immediatamente, perché altrimenti noi non potremo arrivare alla diagnosi. Questo è quello che abbiamo fatto, per esempio, vedremo per l'ecografia, che è molto utile per la parte pelvica, ma vedremo sarà per esempio molto poco utile per la forme rare extrapelviche. E quindi bisogna sapere che l'ecografia pelvica, per esempio, non ci farà una diagnosi o non ci escluderà una diagnosi delle forme rare. Io dico che è unica perché, vedete, questo è quello, il lavoro fatto in tanti anni con il professor De Cicco, con il professor Carfagna, che vedremo più avanti. Vedete come ognuna di voi che è rappresentata in queste, noi abbiamo migliaia di queste rappresentazioni fatte proprio dal professor Carfagna. Vedete come ognuna di voi è tipica. Vedete, siete tutte diverse. Chi ha più endometriosi intestinale, chi ha più adenomiosi, chi ha più endometriosi vescicale. E questo quadro unico è quello che io dico deve essere gestito appunto da un direttore d'orchestra, come vedremo. Perché? Perché anche la risposta a tutte le terapie che noi daremo, e vedremo nelle forme rare quanto questo sia ancora più difficile come risposta. E la risposta, per esempio, alle terapie, nonostante siano standard, sono molto diverse. Vedete come io do la pillola o il progestinico o l'analogo a 1.000 pazienti e ho 1.000 risposte diverse. La metà risponde, l'altra metà non risponde, qualcuno risponde poco, qualcuno ha spotting. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che ho fatto una cattiva diagnosi o ho dato una cattiva terapia? No. Vuol dire che sto gestendo una patologia complicata, tanto che è necessario appunto il team multidisciplinare, quindi è una delle poche patologie, se escludiamo la patologia oncologica avanzata, che richiede l'utilizzo di una quantità di figure che devono entrare nella diagnosi o nel trattamento. Vedete i nutrizionisti, vedete gli esperti di terapia del dolore, soprattutto vedete le associazioni di pazienti, appunto come le fantastiche ragazze che hanno organizzato l'evento di oggi. Ma io credo serva un direttore d'orchestra, e vedrete tra poco perché servirà soprattutto nelle forme di cui parleremo tra un istante. Ma la cosa più importante, e io mi dico la cosa che mi ha fatto piacere di avere questa relazione, è che molte forme che stiamo per vedere insieme
ho la fortuna di vederle costantemente in ambulatorio e quindi posso darvi alcuni piccoli messaggi per aiutare anche per creare un po' meno sconforto, perché bisogna sempre avere, secondo me, messaggi positivi. Lone Home Show, che è una mia carissima amica che gestisce come voi le pazienti a livello internazionale, tanti anni fa, quando ancora appunto ero nella mia fase di formazione, cercavo di capire perché fosse così difficile aiutare dei pazienti, mi dice: la cosa più importante è ascoltare. Se tu non ascolti i sintomi, e vedrete nelle forme rare, toraciche, quanto sono importanti perché sono peculiari e unici e molto rari, se tu non fai domande, non rispondi alle domande della paziente e non dai informazione che porta alla consapevolezza vera, cioè la paziente non deve conoscere l'endometriosi, la paziente deve conoscere la sua endometriosi, rara, normale, deve sapere esattamente qual è il suo livello di endometriosi in modo da poter fare delle scelte. Spesso mi viene detto: dottore, che cosa devo fare? L'endometriosi è molto raro avere una sola scelta. Sono forse quattro condizioni: la stenosi dell'uretere, la stenosi dell'intestino, forse le cisti molto grandi. Sono poche le condizioni in cui hanno una sola scelta. Il 95% delle donne con endometriosi hanno multiple scelte. E la cosa importante per poter far scegliere le pazienti è creare le giuste, quelle che in inglese appunto dicono le expectation. Che cosa sono le expectation? Cioè, cosa io mi aspetto da questi trattamenti? Perché se io dico alla paziente che una strada è quella che ti darà il 100% di successo, la paziente non credo che sarà contenta, perché per mia esperienza e purtroppo penso anche per vostra esperienza, non esiste il 100% l'endometriosi. L'endometriosi esiste un'asticella e l'asticella deve essere messa esattamente al punto giusto per quella paziente. Vi faccio un esempio: una paziente che ha molta adenomiosi, sviluppata magari negli ultimi anni di età fertile, e poca altra malattia. Se io dico, facendo un trattamento chirurgico, effettivamente ridurrò del 50-80% il dolore, io credo che sto dicendo la verità. Se una paziente giovane affetta da endometriosi profonda e magari ha pure l'adenomiosi, naturalmente dovrò conservare l'utero e dico che fa l'intervento al 100% starà bene. Molto probabilmente sto dicendo qualcosa che non è esattamente corretto. E quindi questo è fondamentale, perché naturalmente dobbiamo mettere in sicurezza la paziente, dobbiamo metterla nella condizione di scegliere. E l'altra cosa fondamentale, prima di descrivervi in dettaglio le ultime forme di cui voglio parlare, è quello che è il concetto di affidarsi a persone che possano prendersi carico della vostra malattia. Dovete trovare, e ci sono tanti professionisti, li abbiamo visti appunto da Luigi e tanti altri che seguiranno oggi, ma tanti altri in tutta Italia, per fortuna ogni regione sono sicuro che abbia dei bravissimi professionisti, deve prendere la vostra endometriosi e togliervi il fardello, lasciarlo all'interno del nostro ambulatorio. Io dico sempre la cassetta di sicurezza, dicevo anche ieri in un altro collegamento, in un altro congresso. La cassetta di sicurezza va lasciata da noi, voi dovete avere una diagnosi, la vostra scelta, il vostro percorso terapeutico, uscire e dire: ok, se ho bisogno ancora di sentire la mia endometriosi, rivado a fare un controllo, parlo col mio medico e tiro fuori quelli che sono i problemi. Se sto bene, cerco di dimenticarmene per un po'. Se sto male, torno perché ho quello che si dice appunto il non concluso. Abbiamo detto quindi le forme rare. Perché? Perché è così importante? Perché la forma rara è proprio quello che aumenta il ritardo diagnostico. Vi faccio un esempio. Le forme rare sono poche, però sono molto dolorose, molto sintomatiche. Di conseguenza, in una paziente che ha dolore e non si trova niente, spesso si deve ipotizzare una forma rara. Allora, se la paziente è affetta da forma rara e noi non facciamo diagnosi, continuiamo a far girare la paziente senza avere una diagnosi. Ma soprattutto, se la paziente invece non è affetta da endometriosi, ma ha dolore e noi siamo convinti che abbia una forma rara, continuiamo in un percorso che è un percorso non corretto. E quindi è fondamentale il discorso di conoscere assolutamente anche le forme rare e come arrivare a una corretta diagnosi. Per quanto riguarda
Le forme rare sicuramente quella che conoscete di più e più di appannaggio comune è quella del setto vescico-vaginale. È relativamente rara perché nell'endometriosi profonda rappresenta una minima percentuale. Il problema principale è che spesso, appunto, abbiamo detto, è difficile da diagnosticare se non abbiamo i mezzi corretti. Quali sono, per esempio, i sintomi? È una delle domande classiche che io faccio alle donne con endometriosi quando vengono nell'ambulatorio. Per quanto riguarda il compartimento vescicale, se abbiamo il dolore, per esempio, durante il riempimento della vescica, che è una domanda che si fa poco spesso, io dico sempre: senti, ma quando vai al bagno? Io vado al bagno spesso, spessissimo, perché ho sempre la sensazione. Ma se ti capita, per esempio, di non poter andare al bagno per esigenze, appunto, stai lavorando così, ti si riempie dentro la vescica, che succede? Spesso le donne con endometriosi del setto vescico-vaginale, quindi della vescica, presentano dei dolori lancinanti al riempimento vescicale perché la vescica non si riesce a distendere. Per fortuna questi casi sono approcciabili, più tutto con terapia medica e poi soprattutto in maniera anche non troppo complicata, con terapia chirurgica. E quindi diciamo, questa forma rara, diciamo, è un qualcosa che in un centro specializzato trova facilmente una propria collocazione. Quella che forse è la più frequente tra le forme rare extrapelviche, è la forma diaframmatica toracica. Considerate che fondamentalmente purtroppo queste forme di endometriosi sono quasi sempre delle forme di endometriosi che vengono diagnosticate in urgenza, pronto soccorso, cioè la paziente non sa di avere endometriosi, ha per esempio un dolore toracico acuto durante la mestruazione, ma spesso non ci fa caso, oppure addirittura fino ad arrivare al collasso del polmone, il pneumotorace. Ribadisco, non dovete spaventarvi perché sono forme veramente rare, cioè sono piccole forme di endometriosi che sono presenti sul territorio, ma non rappresentano assolutamente una percentuale importante di quell'1 su 10 della popolazione femminile. E coinvolgono principalmente il diaframma, vedete, fino ad arrivare molto raramente alla pleura e ai polmoni. Perché questo è importante? Perché il diaframma è quello più facilmente accessibile, quindi quello che non dovrebbe causare la maggior parte delle problematiche. Vedete, nell'80% dei casi interessa la parte destra, quindi soprattutto come messaggio anche a casa. E se una donna giovane, età fertile, sia che soffre di dolori mestruali, ma anche se non soffre di dolori mestruali, perché dovete sapere che le forme rare spesso non si associano a forme di endometriosi pelvica, quindi la paziente potrebbe avere anche un'ecografia fatta da un esperto, una pelvi perfettamente normale e presentare invece una localizzazione rara. Quindi, in caso di un dolore al petto, durante appunto i fenomeni di normale respirazione, soprattutto se anche associati a un fastidio alla spalla, dovete pensare, soprattutto se ciclico e associato alla mestruazione, si possa trattare di un'endometriosi toracica. L'endometriosi toracica franca si diagnostica in maniera abbastanza agevole sia con la TAC sia con la risonanza magnetica, soprattutto appunto istituita da esperti. Quella franca intendo naturalmente quella che è molto sintomatica o che presentata disturbi tipo appunto il problema dello pneumotorace, perché esistono purtroppo tante forme millimetriche che spesso non possono essere viste, e questo è importante durante la laparoscopia per questi tipi di dolori catameniali, andare a vedere sempre la parte alta dell'addome e quindi andare a esplorare correttamente quello che è il diaframma, cosa che per noi che siamo abituati a fare endometriosi è una manovra standard, cioè la prima cosa che facciamo, giriamo, appena entrati, giriamo la telecamera verso l'altro e andiamo a esplorare il diaframma e il fegato, come vedremo, che possono essere delle localizzazioni, per quanto rara, comunque presenti. Spesso si mettono in terapia queste pazienti ove possibile, perché gli eventuali interventi possono essere anche abbastanza impegnativi, soprattutto a livello polmonare. Quindi devo dire. Io attualmente ho circa 10-12 pazienti con endometriosi polmonare che sto seguendo in follow-up e la maggior parte di loro hanno diciamo, un trattamento medico, per fortuna rispondono bene. Alcune hanno subito un intervento chirurgico perché non avevano una diagnosi, ne sono venute a me dopo la diagnosi chirurgica e devo dire comunque sia per fortuna la gestione di tutte queste pazienti una volta fatta diagnosi è assolutamente agevole. Proprio adesso, circa 2 settimane fa, ho operato il 45esimo caso di endometriosi collegata ad un'ascite ciclica.
E che cos'è questa cosa? Io ve la porto soltanto come esempio. Questa paziente che mi giunge, inviata da un collega per fortuna, dove era stata vista una piccola cisti endometriosica, presenta a un certo punto della sua vita asciti. L'ascite sarebbe il rigonfiamento della pancia con del liquido, che avveniva durante la fase ovulatoria della paziente. Questo loro non l'avevano notato, loro hanno notato tanto questa pancia che si gonfiava improvvisamente. Per poi metterci 15 giorni a sgonfiare, ma gonfiare vuol dire non il gonfiore da intestino, gonfiare vuol dire che diventava proprio completamente di fuori e piena di liquido, quindi comunque sia proprio un senso di malessere. E queste forme è importante perché sono rare, ma sono facilmente associabili, per esempio, a forme pelviche di endometriosi e quindi sono diagnosticabili anche da un ecografista. E il trattamento è abbastanza semplice perché spesso basta asportare la cisti endometriosica e dare una terapia medica per poter risolvere il problema. Però bisogna fare diagnosi, quindi bisogna pensarci. Quando arriva un'ascite catamenale, quindi diciamo ciclica, con caratteristiche emorragiche, si può pensare a questo tipo di applicazione. Mancano 2 minuti, così posso chiudere in tempo rispetto ai tempi che mi sono stati concessi. Vi parlo delle ultime due forme, di cui quella che mi interessa di più, soprattutto da porvi, è l'indicazione alla endometriosi della parete addominale. Spesso capita, donne dopo i cesarei, e questa è la maggior parte, presentano delle tumefazioni dolenti e spesso vengono diagnosticate come sospetti tumori desmoidi, che insomma sono particolarmente simpatici. Per fortuna, sono spesso, se pensate al fatto che siano post-cesareo e soprattutto se hanno la caratteristica di avere l'infiammazione ciclica, sono delle localizzazioni di endometriosi della parete addominale. È importantissimo diagnosticarle perché sono molto dolorose, si possono asportare con una certa, diciamo, semplicità chirurgica, non sono delle forme così complesse perché riguardano appunto lo strato superficiale, per fortuna, della cute, ma è molto importante fare una diagnosi differenziale. Perché a volte, se sono appunto diagnosticati come endometriosi, possono anche rispondere semplicemente al trattamento ormonale nelle forme più piccole. Così come anche l'endometriosi inguinale, che è ancora mol molto più rara dell'endometriosi addominale, ha lo stesso tipo di esordio, quindi tumefazione sempre dolente, soprattutto durante i cicli, è facilmente asportabile. Stiamo parlando di 6 su 1000 delle pazienti con endometriosi, però è anche importante perché spesso anche questa è una delle forme di prima diagnosi. L'endometriosi epatica è l'ultima della donna di cui vi parlo, molto rara, ecco, questa è la cosa importante. Ho il dolore, mi hanno diagnosticato l'endometriosi epatica, sono rarissime, quindi assolutamente in caso di dubbi di endometriosi epatica, un centro di super specializzazione potrà fare una biopsia e mettervi appunto in terapia, perché in questi casi, per esperienza, la terapia è l'unico trattamento possibile, considerando la facile appunto la vascolarizzazione dell'organo. E giusto così per finire, vi dico che anche gli uomini in rarissimi casi hanno presentato endometriosi, ma come sempre stiamo parlando di casi unici, purtroppo la donna, come con i figli, deve portare il maggior fardello di questa patologia. E quindi il messaggio che vi voglio lasciare è questo: la vostra endometriosi è unica. Deve essere rispettata sia dal medico che vi segue, perché per voi è l'unica possibilità di poter avere una diagnosi, un trattamento corretto, e soprattutto deve essere rispettata da voi perché dovete, in qualche modo anche purtroppo a un certo punto, affidarvi, perché è l'unica strada per poter uscire appunto da questo tunnel che, se gestito, come dico sempre, da centri ad alta professionalità, solitamente il percorso è leggermente meno complicato e anche le complicanze sono un pochettino meno importanti. Questo lo dico soprattutto perché l'interesse è per la donna, non è per il medico, perché noi, come dire, vediamo tante donne, noi vorremmo che tutte potessero avere il percorso corretto per la difficoltà della propria patologia. Io vi ringrazio veramente e insomma spero di aver lasciato qualche piccolo messaggio di riflessione per tutte voi.
tutte voi. Ecco, dottore, è stato chiarissimo. Giusto 30 secondi, visto che stiamo rispettando tutti i tempi europei. Leggevo un attimo nei commenti, donne che ci segnalano, la difficoltà di poter fare poi terapia, ok, ormonale o comunque non ormonale con antagonisti. Allora, in questi casi, se, cioè, viene chiesto, ci veniva chiesto nei commenti, se io non posso fare terapia, come tengo a bada una mia localizzazione dell'endometriosi? Allora, il discorso è Perché questo. molte pensano che fare l'intervento, diciamo, di isterectomia o comunque togliere ovaie e utero sia risolutivo, però in realtà l'abbiamo detto prima, non sempre è così. Il discorso importante è che bisogna capire se veramente la paziente non può fare terapia. Perché se pensiamo che la paziente non può fare terapia per motivi, per esempio, ematologici, considera che questo è il discorso del team, avere un team multidisciplinare. Io per esempio ho l'ematologo dedicato alle pazienti con endometriosi, perché anche le pazienti trombofiliche, se correttamente inquadrate, anche addirittura chi ha avuto eventi precedenti, possono fare delle piccole categorie di farmaci, non tutti, perché sappiamo appunto essere alcuni essere trombotici, però si può trovare, diciamo che io nella mia realtà attuale, soltanto l'1%, massimo il 2% di pazienti non trova una terapia corretta. Poi è normale che arrivati a un punto in cui ho l'opzione chirurgica reale, ma devo averci l'opzione chirurgica reale, quindi se io ho l'adenomiosi, ho 30 anni e non posso fare terapia, l'opzione chirurgica è limitatissima, però per fortuna sono dei casi abbastanza limitati. Quindi il discorso è trovare veramente la terapia corretta, perché per esempio anche il discorso di un analogo per un piccolo periodo, io non lo faccio quasi mai, però è una paziente che non può fare veramente niente. Si potrebbe associare un analogo con un trattamento chirurgico. Quindi diciamo che un'opzione, un centro di riferimento la trova sempre. Quindi diciamo che Ok. i casi che non trovano terapia sono veramente pochi. Questo è quello che io penso. Poi chirurgia, quando la chirurgia riesce a togliere i sintomi, bisogna sapere quali sono le chirurgie efficaci. Ok, va bene, quindi mi raccomando sempre, lo ripeteremo fino alla fine di questo convegno, rivolgersi a centri specializzati. Io la ringrazio infinitamente, dottor De Ciccolardone, per la disponibilità, le auguro una buona domenica e spero che, diciamo, di rivederla presto per un altro Assolutamente, incontro. assolutamente. Un saluto a tutti e grazie ancora a tutto il Team Italy.